da questo albero genealogico si evince... Che si vince? Ma siete un ignorantello forte. Si evince nel senso che si capisce che siete un nobile. Ma voi che mi dite? È la storia della vostra stirpe che dice questo. Ma io me lo sentivo che ero un nobile. Se non avessi cosa venuto sotto, l'avreste saputo oggi stesso. Ma io domani prendo la pensione. Bravo. E domani saprete stemma e blasone della vostra famiglia. Che lo stemma. Certo. Oh. E come sarà? Potrebbe essere due leoni, uno scudo e tre palle. Domani vedremo. Come sono curioso. Domani sarò da voi puntualissimo. E domani sarete uno dei nuovi nobili di Napoli. E grazie, grazie per avermi accompagnato. A domani. La cacchietta aveva ragione. I veri sono proprio belli. Buongiorno Marie, c'è stato Duccio. Ma non l'ha incontrato, stava pulendo il cortile. No, non l'ho visto. E si vede che qualche inquilino l'avrà chiamato per qualche problema, ma ci devi dire qualcosa. No, volevo chiedere un parere perché ho comprato un gioiello. E allora ce l'ho gioielliere. Ma no, è un modo di valore. Visto che tiene in mano. Esatto, ecco qua. Alleca. E che è sto coso? Questo coso è un'opera d'arte. Sicuro? Ma lo assicurate l'esperto che me l'ha venduto! Ma perché ne avevate pure? Ari, non scherzate, è costato un sacchetto e te ne pure la garanzia! Ma che è venuta la risora? La garanzia è che il quadro non è pazzo! E invece tu guarda, io più lo guardo e più non mi convinco. Ma non è cantato sto quadro? Stamattina, a partire dell'antiquariato! A dove è la roba vecchia? La roba vecchia, amico! Sai, dove vendono i lavieri, dove vendono le reverenze, dove vendono i vasi cinesi, hanno vendono tutto quel materiale che costa un sacco di miliardi! Un mercato indelusato, a dove è la roba vecchia? Ah, non ti la parlare! Va bene, a Duccio gli faccio dare soddisfazione! Ma chi stai in quadri valori? Un'opera d'arte! Un pezzo unico! Permetti? Piano piano. Questo mi è costato un sacco di soldi. Piano piano, piano piano. Ma come si vede sto quadro? È nato con voi che sto quadro. Così è diritto, vedo del cancetto qua. Ah, dal cancetto. È bello, eh? Ui, aspetta! Carini che nalone! Però è brutto senza vita. Vabbè, non fa niente. Domani lo porto dal vetraio, ci faccio mettere la domenica, però nel frattempo puliscimelo, levo sta macchia. Ma non ti preoccupare, è solo acqua. Ma adesso si asciuga e non vedrà più niente. Speriamo. Farà cosa, avrà una nuova porta, che così guardi si è asciutto il volo prima. It buono, it buono. Bravo tubo! Mi ha usato un giorno, è rimasto a pigliare la pensione. E comunque, è venuto a me quando ti pigliare la pensione. Oui, oui, vedo che abbiamo fatto pulizia, complimenti, Marie. Bravo, bravo. Allora, ma non ho di niente.
Anche visto, ma gli fatto una bella cucina. E guardati bene attorno. Ehi, ma che ci vuoi? E dai un'occhiata a quest'opera d'arte. Vuole una consulenza artistica. Bello. Veramente bello. È bello, però se è tutto vero. Ma io domani ce lo faccio mettere. Ah tu, ma veramente ti piace? Diceva una bugia. Pensate, l'ho comprato appena stamattina e penso che faccia di più. E ogni giorno che passa sale sempre più in alto, sempre più in alto. E state attenti, metteci un pisa sotto, sennò sa che c'era un nuovo vecchio. Sfrutti, sfrutti. E già sta pazziando. Scherzi a parte, il particolare che mi ha colpito è questo alone misterioso che tiene in questa zona qua, vedete? Visto? Hai visto sub? Tengo tocca artistica. Io l'ho comprato proprio in virtù di quella magia che mi ha colpito. Questa è la produzione americana. Come le capite? E vedi qua che c'è scritto, leggi bene, qua vedi che c'è scritto. Chicago! E a proposito di Chicago, Mario stamattina sei tutto un vecchio successo. Mi piaceva, non so che niente c'è visto. E chiama tu una molto figa. Ma tu non capisci oriesti niente. Io l'ho comprato al mercato dell'antiquariato. E ti hanno fatto fesso. Quindi, lui non capito oriesti niente. Ma che ci sta a capire, sono fesso come te, se poteva accattare un quadro. Chiamamolo quadro, po'. Ma venga che ho mangiato troppa conferenza e io in questa casa non ci vengo più. Se piede con lo su. Voi non sapete chi sono io. E chi si? A te conoscere. Io qua dentro con la mia presenza illustro la casa. Ah, bravo, vuole una mano a Maria. Ma vai, sub, qui ci sta anche la pezza. Mi fai una pasta dei fornelli? Pasta dei fornelli? Adesso posso non è buono. Ve lo ripeto, io vi lustro la casa. Mi dite che sta pure tutti, noi, quanti vedi, poi fai una pasta dei docessi. Io discendo dai nobili. E tu vuoi fare i nobili? Il signore che mi ha venduto il quadro, mi ha detto tutto e fatto la razza mia. Ah, ti devi trovare da uno e giungi uccisse te. Ma qua giungi, io lo tengo con la terra a nazzo che mi ha detto tutto e fatto la scleppa mia. Eh sì, lasciamo la fiducia. Dicendo i venucchi e la cipolla. E chi lo sono loro che tengono la streppa? I venucchi e la cipolla. La streppa della famiglia mia. Lo nonno, lo nonno, lo bisnonno, bisnonno, trisavole, padre, zia, cainate, e tutto resta preso. Ma tu vuoi dire la stirpe, non la streppa. E beh, che ti hanno detto di questa tua stirpe? Ma stampato il foglio lungo, lungo, lungo. Mamma mia, che ci stava scritto? E che c'era scritto? La prima cosa ci stava un albero con tutta la famiglia mia. Un albero con tutti i bambini di Abis. Ma guarda, io ero un albero che è fallito. Era una brina. No, sì, su queste palline ci stavano i numeri familiari mia. Ma che stai dicendo, sub? Anzi, nome e cognome. Era un albero necrologico! E tutti erano morti tutti! Ma se lo sai, ma che albero era? Un albero ginecologico! Ma insomma, stabile, necrologico, ginecologico! Chi si caso morto, so via! A giocare di che albero era? Ove? Sta parlando dell'albero genealogico! Bravo! Proprio quello che io volevo dire! Sì, sei bravo! Ma se non te ne sta vengo, fosse perfetto. E io probabilmente sono principe, duca, barone, conte. Ma chi? Toccate che ci fanno di sorte, perché altrimenti mi ricevo pure lo stemma, io cazzone. Io cazzone con lo stemma. Ah, oh jeez! Quante cazzone con lo stemma red. Ma come la visita esatto. Zitto, ma come si chiama di gli stemma che stavano con le palazze antiche? O stemma, o basate! No, o bastone!
capo deve essere un bastone. Vieni con un bastone! Ma non siete come l'avete visto? Poi su, perché resti tu frasare innanzi a mia cognata? Mi sta mentendo tutti i forzi. Stiamo parlando forse di un blasone. E vabbè, sub. Bravissimo, proprio che è sulle briciole. E come disse un blasone? E quello fosse? Aspetta, mo vi spiego. Io ho pagato 10 euro e quello mi ha detto che al primo ramo... Cioè stai una scegliere come te. E fammi parlare. Che cosa ci altro ma lo spieghi? No, non mi riesco a spiegare niente, dico un commento, lo spieghi, ma non mi devi spiegare. Vai a pensare alla casa, non fai servizio, va! Al primo ramo c'era la buon'anima di mia nonna che era vice fuoco e la buon'anima era conta. Io mi dico una cosa, si sentono a casa mia, ma al primo ramo, no? Ma io posso levarmi la borsa un attimo, gli occhiali? Ecco, fa una cosa, borsa, così sento. Vai! E con altri 20 euro ho saputo che c'era un altro parente mio che era un cuoco di un principe! Niente di meno! E per andare al terzo ramo ci volevano altri 50 euro! E tu gliel'hai dati? E che lo fessi! Allora non gliel'hai dati, non gliel'hai dati niente! Sì! Mi tenevo e ci avanzavate! E che era bellissimo! Sì, no, come faceva a sapere al terzo ramo c'era un altro parente mio che faceva un lavapiatti al barone! Lavapiatti! Ma lei, ci stai in qualche rame e ci scendevi da lì! Eh sì, perché l'esperto mi ha detto che ci sono gli alti e i bassi della famiglia mia, no? E come è andata a finire? Non lo so, perché va a un certo punto c'è pure di sotto. Ma se ti sei salvato? Sì, mica mi perdevo il coraggio. Ah, no? Perché? Ma ci porterò un biglietto e mi si detto, domani ci porto la pensione. Brava, però prima di andarci lasci mettere 100 euro alla pensione. Ma come sta? Ma cavazzo, qualcosa a me? Io non mi faccio capace, ma non mi faccio capace. Ma come? Tu vai a casa di una persona che non conosci, un signore mai visto, e gli porti la pensione tua. Non è una persona così gentile, figurati che mi ha accompagnato fino a Caffone. Ah, bravo, e mo sarà pure addosso di casa. Sì, poi ti faccio conoscere pure a te, così mi fa pure pedigree pure a te. E che mi hai pigliato per l'animale con me te? E che mi hai pigliato per l'utano il mio marito? Ti hai ricevuto tutta la discendenza della razza tua! La razza tua, se viene a scendere! Ma tu veramente ci puoi tornare questo imbroglione? Oh, imbroglione! Quello mi ha fatto vedere tutta la documentazione della famiglia mia! E quanti rami dovresti ancora pagare? Era da 15! 15 rami! E ci vuole l'ascensore! Ma no, ogni rami 50 euro! Sì! Sai perché? Perché ogni ramo che si sale si va sempre un pochino, ogni 50 euro più. Caspita, c'è sta proprio una liquota. E tu dovevi spendere questi soldi? Certo, devo sapere qual è lo stemma della mia famiglia, no? Ma ci tieni così tanto a sapere qual è lo stemma della tua famiglia? Me lo domani, gli faccio mettere un pezzo e stemma e che sta venendo con un biglietto di visita. E tu spendi tutti questi soldi per sapere qual è lo stemma della famiglia tua. Ma lo stemma della famiglia tua si sa qual è. Ma perché? Tu conosci lo stemma della famiglia mia? Niente meno. E chi è che non lo conosci? Niente meno. Io la luce sapevi fatte tutto quanto. Vuoi sapere una cosa? Alduccio la sa. E se no tu portiere fosse. Io sto parlando 3 ore e tu non mi dici. E perché stai parlando sempre tu? Il tuo stemma è semplicissimo. E il mio stemma quando parlo tene. Il tuo è senza palle. E come? Ma ci stanno di oro? No. Una mantella? Un piepero? Una lucina da bruna? La foglia? Bravo, su! Una grande cronna arravugliata! Arravugliata attorno a chi? A uno struzzo come te!